Carissimi amici, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di The New Together. Chi ci segue ormai sa che queste sono, diciamo, delle occasioni di approfondimento per raccontare le realtà industriali che hanno deciso di supportare l'evento che Platform organizzerà ormai, insomma, siamo agli sgoccioli, siamo quasi arrivati all'opening. L'evento si chiama appunto The New Together e avrà luogo presso la Scuola Grande di Misericordia a Venezia, dal 20 maggio al 30 luglio, giusto in concomitanza con i primi mesi della Biennale di Architettura. Quest'oggi raccontiamo, beh, veramente una realtà industriale di grandissima importanza, che debutta con noi in questo evento. Noi siamo molto felici, di poter iniziare questa collaborazione e quindi do il benvenuto al Global Marketing Manager di Atlas Concordia, Efrem Grasselli. Buongiorno Efrem, benvenuto. Buongiorno Simona e grazie per l'invito. Ringrazio The Platform e sono molto felice anch'io di questo inizio di collaborazione, in particolare con l'evento di Venezia. Sì, guarda, siamo praticamente contenti perché l'evento di Venezia rappresenta un'occasione per tutti, per noi, per misurarci, perché comunque è sempre una sfida. Già Venezia di per sé, poi la concomitanza con la Biennale crea un po' di, diciamo, di ansia da prestazione, però siamo contenti perché insomma l'evento è veramente globale, 140 studi di architettura provenienti da tutto il mondo, più un calendario di eventi collaterali molto animato. Credo che ci sarà una bellissima occasione di networking. Però parliamo di Atlas Concord. Allora, è un gruppo industriale importante con una storia di oltre 50 anni, quindi insomma siamo nel distretto proprio della ceramica. Però ecco, vorrei che, proprio perché ci sono delle realtà industriali importanti in quel distretto, mi piacerebbe che iniziassimo raccontando un po', vabbè, brevemente la storia, perché ripeto, sono più di 50 anni di storia, però quali sono un po' i valori distintivi di Atlas, insomma, nel panorama delle industrie ceramiche. Certo, allora innanzitutto Atlas è una realtà che nasce nel 1969, come tu hai ben detto, più di 50 anni di storia. 50 anni di storia che sono fondati da tre principali valori, per noi che sono l'innovazione, la tecnologia e la ricerca del prodotto, prodotto per il quale siamo noti all'interno del mercato delle superfici ceramiche come un prodotto dall'elevata estetica e eccellente. Questi sono anche i valori dei fondatori, sono i valori per i quali i nostri fondatori hanno voluto eccellere all'interno del mercato e anche definire, se vogliamo, uno stile che per noi è uno stile elegante ed essenziale, che è poi quello che contraddistingue i nostri prodotti all'interno degli ambienti e dell'interior design nei quali essi poi diventano, insomma, parte del progetto. Ecco, io Chiaramente la volevo. nostra storia parte nel 1969 e arriva nel 2003 e è una storia che è ben radicata all'interno del territorio italiano. Siamo un'azienda fortemente radicata che continua a operare all'interno del distretto delle superfici ceramiche più importanti al mondo, ma che negli anni è stata in grado poi di proiettarsi verso una dimensione che è diventata internazionale. A partire chiaramente dalle nostre presenze all'interno diciamo nel mondo, con più di 800 collaboratori nel mondo, un fatturato di circa 360 milioni di euro, serviamo più di 4.000 clienti in 130 paesi e 5 continenti. Questi sono un po' i numeri concreti della nostra presenza internazionale, oltre che la nostra presenza e la presenza dei nostri spazi. I nostri spazi che vanno dai nostri 7 Atlas Concord Studio, con i quali sostanzialmente supportiamo all'interno delle principali capitali del design, progettisti e architetti, quindi il mondo dell'architettura, da Milano a Londra, passando poi da Dubai, Parigi e anche in America, e gli oltre 90 monobrand che sono distribuiti all'interno del territorio internazionale e quindi nel mondo. Questo è un po' il biglietto da visita della nostra realtà, una realtà solida nei numeri,
con una presenza internazionale rilevante e che è stata capace da un'attività, diciamo, locale di diventare in realtà un player internazionale all'interno del contesto delle superfici ceramiche. Beh, immagino che una realtà industriale come la vostra, con questa organizzazione a livello internazionale che vi rende a tutti gli effetti, nonostante il radicamento italiano, è comunque una global company a tutti gli effetti, anche perché i numeri, insomma, dicono quello, debba veramente conquistarsi giorno dopo giorno un posto nel mercato attraverso gli investimenti sostanzialmente, no? Perché poi vediamo che l'innovazione e l'investimento nelle risorse, ma anche nei piani di produzione, sono veramente alla base di tutta la cultura industriale, in particolare con la ceramica, che negli ultimi 15 anni ha visto veramente una rivoluzione proprio grazie alle nuove tecnologie introdotte. Quindi mi chiedevo, nel vostro piano strategico, quali sono gli investimenti futuri in termini proprio di migliorare e rendere sempre più alte le performance su un mercato che è davvero esigente? Allora, sicuramente la forza industriale di Atlas Concorde rappresenta, se vogliamo, la garanzia della sua affidabilità. Abbiamo sostanzialmente realizzato 160 milioni di investimenti negli ultimi 5 anni e abbiamo una media annua di investimenti che è circa il 10% del nostro fatturato. Questo significa che per noi l'investimento in tecnologia in avanguardia è un elemento fondamentale strategico che continua negli anni e che continua in modo solido. Per fare degli esempi concreti, nel 2021 abbiamo inaugurato un polo logistico con un magazzino verticale, circa 40 milioni di investimento. Quest'anno, al termine dell'anno, abbiamo annunciato un nuovo investimento di altri 60 milioni di euro per l'ampliamento delle nostre produzioni nel sito di Finale Emilia. Ampliamento per la produzione delle grandi lastre. Quindi con questo esempio andiamo sostanzialmente a confermare quello che dicevo all'inizio, e cioè che gli investimenti sono per noi una garanzia di affidabilità. E lo facciamo all'interno di un contesto che è quello delle grandi lastre ceramiche, che rappresentano il futuro all'interno del contesto ceramico, e soprattutto lo facciamo in Italia. Lo facciamo in Italia andando a rafforzare quella proposta di Made in Italy che va poi per la maggior parte all'interno dei mercati internazionali. Se pensate che circa l'80% del nostro fatturato viene sviluppato con prodotti made in Italy che vengono esportati all'interno dei mercati esteri. Questo quindi vi fa dire che l'internazionalità è per noi un'internazionalità che ha una solida componente italiana, ha una solida capacità di esportare il made in Italy all'interno dei contesti esteri e del gusto e dell'architettura internazionale che via via diventa sempre più rilevante e ricercato all'interno del contesto dell'architettura moderna. Ho dimenticata di togliere il microfono. Allora, dicevo che voi avete un claim che vi accompagna un po' da sempre, no? Che è Made to Excel. Ecco, credo che magari ragionando sulle motivazioni per cui vi sentite molto rappresentati da questo claim, cercare di tornare un momento su quelli che sono gli assi valoriali, no? Quindi la missione dell'azienda, la visione dell'azienda, perché poi possono essere aspetti legati, diciamo, a visioni di marketing un po' astratte. In realtà la competizione del mercato porta a dover essere sempre più performanti, no? Quindi, come da una parte abbiamo spiegato e spiegato bene, ci sono tutto il mondo degli investimenti e dell'innovazione che è necessario, perché comunque l'evoluzione del mercato lo impone, c'è anche però la narrazione di quelli che sono i valori fondativi in cui poi comunque il vostro cliente si deve identificare. Non parlo tanto del cliente finale, ma tanto di quello che
va a costituire la vostra catena, la vostra filiera di distribuzione, è anche il mondo dell'architettura, che sicuramente è sempre molto sensibile, no? Su quelli che sono i valori di un brand, anche proprio nella proposizione verso i propri clienti. Quindi Made2Excel perché rappresenta così tanto per voi? Allora, innanzitutto Made2Excel l'abbiamo voluto all'interno dei nostri spazi, come vedete ad esempio nell'immagine in sovrimpressione, è per noi un elemento fondamentale, ma soprattutto trasversale all'interno dell'azienda. Trasversale perché Made2Excel significa la ricerca dell'eccellenza, e l'eccellenza poi la possiamo declinare in diverse forme. L'eccellenza di prodotto, delle nostre superfici, di quello che i nostri clienti toccano e vedono con mano, di quello che i progettisti riescono a immaginare all'interno di un ambiente e dell'atmosfera che poi un utilizzatore finale, una persona che poi vivrà questo ambiente, sarà in grado di vivere. Eccellenza rispetto alle persone. Siamo un'azienda per la quale, diciamo, il tema della valorizzazione delle nostre persone e del rapporto con le persone anche all'esterno dell'azienda, quindi anche all'interno con i nostri clienti, vuole essere un rapporto di carattere duraturo e un rapporto che vuole essere trasparente. Quindi questo per darvi l'idea della capacità di instaurare in modo eccellente delle relazioni, e relazioni che per noi sono relazioni di lungo periodo, sia con i nostri clienti che con le nostre persone. E infine poi Made2Excel, quindi l'eccellenza rispetto all'ambiente. Rispetto all'ambiente per il quale chiaramente abbiamo delle iniziative e dei riconoscimenti che ci permettono di dire che la Trasconcord sia un'azienda che noi abbiamo dire responsabile. Responsabile perché sostanzialmente fa sostenibilità in modo concreto, lo fa in modo, se vogliamo, in linea con gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, e lo fa andando a ricercare un impatto e a ridurre il proprio impatto ambientale tramite delle iniziative, non ultimo l'installazione di un grande parco solare sul nuovo stabilimento Finale Miglia di oltre 35.000 metri quadri, per il quale la sostenibilità diventa una sostenibilità concreta, diventa una sostenibilità che vive nei fatti, è una sostenibilità che vive di azioni concrete, e per questo per noi significa eccellere nel contesto ambientale. Non ultimo, Atlas Concord è stata una delle principali aziende e delle prime aziende al mondo a ricevere il riconoscimento di certificazione ISO 17889, che è sostanzialmente lo standard internazionale, l'unico standard internazionale in grado di valutare l'impatto ambientale, sociale ed economico nel contesto delle superfici ceramiche. Per noi questo è stata una conferma della direzione della nostra eccellenza in termini ambientali, e soprattutto l'inizio di un percorso che porta sostanzialmente la nostra sostenibilità a un livello di eccellenza. Beh, questi sono argomenti veramente importanti. Oggi, in modo particolare, dove è cresciuta la sensibilità anche della generazione mia, no, nostra, no, perché tu sei più giovane, però diciamo che c'è un zoccolo duro che è rappresentato dalla generazione dei cinquantenni che sono a metà, no? Hanno visto il boom consumistico e poi adesso devono entrare nella fase del pentimento, che non è semplice, mentre i giovani hanno, giustamente, avendo dalla loro parte il futuro, hanno a cuore il loro futuro. Però ecco, da un punto di vista delle battute, dal punto di vista industriale ormai un atteggiamento etico è necessario, proprio per l'aspetto dell'etica aziendale, ma credo che sia anche un argomento importante di scelta, no? Perché c'è tutto, diciamo, il mondo dei nuovi consumatori, e comunque anche nel mondo dell'architettura, che è quello a cui ci riferiamo noi come platform,
che sempre di più scelgono, oltre che in funzione dello stile, del design, della qualità del prodotto, ma anche su, su questi valori. Quindi credo che sia una visione assolutamente corretta per molti punti di vista. Io però vorrei adesso... Per noi c'è anche questo tema. Eccellere significa anche saper rispondere a queste esigenze, saper rispondere, certo, e dare una soluzione a queste esigenze del mondo dell'architettura che stanno emergendo, che sono già una realtà e che sicuramente rappresentano ancora un elemento di eccellenza all'interno di un contesto per il quale la competenza anche nel rispondere a queste esigenze diventa poi un elemento, se vogliamo, differenziante all'interno del contesto del mondo dell'architettura e dei nuovi trend che si stanno avvicinando a noi. Vabbè, assolutamente, assolutamente. Efrem, adesso vorrei magari fare un focus sulla vostra proposta di prodotto e che cosa il design rappresenta per voi, nel senso che voi, insomma, avete una collaborazione, la vostra vicinanza, diciamo, al mondo del design è consolidato ormai da anni, quindi non è, insomma, un'attitudine recente, nel senso che avete collaborazioni veramente con designer importanti, nazionali e internazionali. E poi avete al vostro interno della vostra proposizione di prodotto, tre famiglie, no? di prodotto, tre brand che vanno a coprire un po' la vostra offerta. Quindi vorrei che ci raccontassi qualche cosa di più sui vostri brand e come si distinguono fra loro. Allora, innanzitutto tre brand che sostanzialmente sono il brand madre, Atlas Concord, che è un brand che fornisce superfici per interni ed esterni, pavimenti, rivestimenti e decori. È il nostro brand storico, è il nostro brand ammiraglia, se vogliamo. Dall'altro lato abbiamo poi i nuovi brand che sono nati negli anni e che sono andati sostanzialmente a coprire delle esigenze all'interno del contesto dell'architettura e dell'architettura di interni, nel quale le superfici ceramiche stanno sempre diventando più protagoniste in più contesti e in più spazi. Il primo è il brand Atlas Plan, che è il brand delle grandi lastre per piani cucina, tavoli e elementi dell'arredo, e quindi la ceramica che entra all'interno del mondo dell'arredo. Il secondo invece è il brand Atlas Concord Habitat, che invece fornisce lavabi, arredo bagno in abbinamento e elementi di arredo finiti che hanno sempre la superficie ceramica come elemento distintivo. Allora capite che questi tre brand non lavorano più in modo separato, ma lavorano in un contesto di ecosistemi, in un contesto di un sistema completo di prodotto che attraverso questi tre brand permettono di sviluppare una proposta moderna di architettura d'interno e che ci permette sostanzialmente di avere sostanzialmente di rispondere alle esigenze dei progettisti con un'offerta che è integrata. Quindi non più il progettista diciamo seleziona in modo indipendente all'interno delle nostre varie collezioni o proposte, ma già attraverso questi tre brand e la loro proposta di prodotto riusciamo a dare una proposta d'interno, quindi un progetto d'interno al progettista e delle capacità chiaramente al progettista di muoversi all'interno delle diverse esigenze di un progetto d'interno, che sia un pavimento rivestimento, che sia un elemento di arredo, che sia invece una grande superficie ceramica che poi verrà trasformata all'interno di un elemento di arredo e le diverse, chiaramente, le diverse applicazioni che il progettista si troverà sostanzialmente a gestire. Quindi, come capite, non più una singola collezione, ma un sistema completo di prodotto. Non più un unico brand, ma brand che lavorano in modo sinergico. Non più un catalogo di prodotto, ma una proposta di interni e di esterni. Quindi questo per noi è la nuova modalità con la quale
approcciamo il mercato, una modalità ormai consolidata e una modalità che pensiamo possa dare un grosso valore aggiunto al mondo dell'architettura e del design, perché sostanzialmente permette una proposta che ha una capacità stilistica che diciamo sicuramente permette al progettista una vasta scelta di proposte, certo, e la possibilità di andare ad intercettare le esigenze all'interno dei progetti, all'interno delle diverse varie. Certo, anche perché sempre di più si è proiettati verso le progettazioni contract, che non si limitano a uno specifico ambiente, ma hanno una pluralità, no, di esigenze e di tipologie, quindi insomma è anche necessario, no, poter andare incontro a tutti gli aspetti e le esigenze progettuali espresse appunto da progetti importanti come nell'hotellerie piuttosto che in altri settori. Volevo tornare un attimo sul discorso dei designer, no? Voi avete avviato già molto tempo fa delle ottime collaborazioni con nomi di primo livello del design italiano, ma adesso anche, diciamo recentemente, anche con designer internazionali. Eccoli qua. Sì, e questo, se vogliamo, rappresenta diciamo la nostra strategia all'interno del nostro contesto di valori. Vogliamo essere fortemente radicati nel nostro territorio, ma dall'altro lato essere internazionali. E come vedete qui abbiamo queste due anime che all'interno delle nostre collaborazioni lavorano nella stessa maniera. Abbiamo il nostro stile italiano, quello che stiamo esportando in tutto il mondo, l'eleganza e la raffinatezza delle nostre proposte, e quindi come vedete abbiamo le collaborazioni con designer italiani molto noti, con Piero Lissoni, con Matteo Brioni e con Mario Ferrarini. Come vedete, queste collaborazioni sono collaborazioni del design italiano e che vanno nella direzione di esportare il design italiano e la migliore espressione del design italiano nel contesto internazionale. Dall'altro lato, l'anno scorso abbiamo dato avvio a questa collaborazione globale con lo studio Hirschbergen Associates, che è sostanzialmente il top giant, secondo la lista interior design, degli studi di architettura internazionale nel mondo dell'ospitality di lusso e di pregio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che abbiamo esportato queste collaborazioni e scalato queste collaborazioni a livello internazionale. Siamo stati in grado di intercettare anche le esigenze di un contesto verticale, che è quello del mondo dell'ospitality, un contesto molto esigente, che ha una necessità di ragionare all'interno del total cost of ownership della struttura alberghiera, e questo è stato proprio il valore della collaborazione che si basava su chiaramente un intento di valori. Entrambi siamo delle società che hanno 50 anni di storia, con una grossa reputazione all'interno del contesto internazionale e leader nel proprio settore. Dall'altro lato, la collaborazione ci ha permesso sostanzialmente di sviluppare una collezione, che è la collezione Marvel Travertine, nella quale siamo andati a lavorare su quelli che sono gli aspetti richiesti nel mondo dell'ospitality nel tema del total cost of ownership, quindi nei costi della gestione della superficie all'interno del contesto alberghiero. Da qui due proposte. La proposta di mettere a bordo della collezione Marvel Travertine la nostra tecnologia proprietaria Sensitech, tecnologia brevettata che permette sostanzialmente un elevato grado di pulibilità, requisito necessario nel contesto dell'ospitality e per la riduzione dei costi di operazione all'interno della pulizia delle camere, e anche che mantiene però il grado di scivolosità. E cioè sostanzialmente la sicurezza. Sicurezza che di nuovo nel contesto alberghiero diventa un elemento fondamentale per il numero delle persone chiaramente che transitano all'interno della struttura, per l'elevata frequentazione di alcune aree e per anche l'elevata richiesta di sicurezza all'interno delle aree umide delle stanze all'interno dell'hotel. Come vedete, in queste due direzioni siamo andati a lavorare anche tecnologicamente, cercando di unire le esigenze
della struttura alberghiera, quindi dell'owner finale, con la proposta all'interno del nostro portafoglio. Non ultimo, anche una proposta di carattere estetico, tramite un team di designer internazionali distribuiti nel mondo, siamo andati a dare una proposta decorativa che andasse ad intercettare di nuovo alcune esigenze nel contesto dell'hospitality, e in particolare il time to install, quindi il tempo di installazione all'interno del contesto del rifacimento di un hotel o di una nuova realizzazione, hanno anche avuto un grosso riscontro in termini estetici, dando una proposta, se vogliamo, cosmopolita, quindi dal gusto trasversale, che ha vinto il Red Hot Award 2023. Esatto, arriviamo a quello che ti volevo proprio chiedere, perché so che avete collezionato in questi anni un numero significativo di premi, in particolare col Red Dot. Sì, allora 7 premi in 2 anni, questo è un po' il biglietto da visita che conferma, se vogliamo, il calibro delle nostre collaborazioni. Quest'anno 3 premi, 2023, il premio diciamo dello sviluppo con HBA, che vedete nelle immagini, sì. Un altro premio all'interno della nuova superficie Hammerhead che è stata proposta all'interno della collezione Marvel X, questa nuova superficie che porta il marmo in esterno. Questa è la grossa vocazione di questa nuova superficie. Fino ad oggi non c'era una soluzione all'interno del contesto delle superfici ceramiche che permettesse una continuità in look marmo interno esterno. La superficie Hammerhead permette questo e risponde a un'esigenza di continuità, certo, che è un tema dell'architettura moderna e degli spazi soprattutto post-pandemici. Ed infine il premio sulla nostra collezione, diciamo, di colori accent, che è Marvel Gala, una collezione che si ispira alla natura, che vuole lavorare con degli ambienti di carattere e che sostanzialmente rappresenta l'eccellenza nel look marmo della Tuscon Cord. Quindi, come vedete, 3 premi per le nostre collaborazioni, per la qualità del nostro prodotto e dei nostri look marmo, per i quali continuiamo a essere riconosciuti nel mercato, e anche per l'innovazione e per rispondere a delle nuove esigenze all'interno del contesto dell'architettura, come appunto la superficie Hammerhead e il marmo in esterno. Bene, beh, Efrem, abbiamo veramente condensato in pochi minuti una storia di 50 anni che trova le sue continue gratificazioni. Vedi, insomma, questi premi, 7 Red Dot in 2 anni, insomma, è un obiettivo assolutamente notevole e rimarcabile. Bene, io ti ringrazio tantissimo, ci vedremo prossimamente a Venezia, molto presto. Complimenti, perché insomma mi sembra che sia un percorso molto chiaro e ben delineato, e a presto. Grazie a voi, grazie Simona, ringrazio Platform per questa opportunità, e sicuramente ci vedremo tutti a Venezia. Noi non vediamo l'ora che questa mostra venga aperta, siamo tutti in attesa, e sicuramente sarà una mostra eccellente e di valore. Su questo la nostra scelta di partecipare a questo evento sicuramente va in quella direzione. Grazie mille, buon lavoro. Grazie Simona, e saluti a tutti.